Buonasera. Buonasera. Oggi di nuovo qua con le pizze. Sera giro pizza. Eh sì. Per noi, non per voi, che Sì, subito vi Eddie ha già muovete. iniziato con la pallina. Appena Sì. vede che ci piazziamo, lui comincia con la pallina. Eddie, dammi che taglio io l'altra. Messi in casa sempre. Allora, oggi giro pizza con focaccia normale. Focaccia col pesto sopra, margherita, marinara con le melanzane e pizza focaccia, diciamo così, a portafoglio che viene farcita. Io lo faccio con le melanzane senza fare altro. Questa sarà la nostra cena, tutta accompagnata da un buon tè alla pesca. Buono, non lo sappiamo, Ah, però te secondo l'avevo me non è malaccio, chiesto. non è L'hai già malaccio. Sì, non è assaggiato? male. Ora, Partiamo con la margherita. margherita, perché se viene buona questa, viene buono tutto. Formaggio sotto. Però il mio cucchiaio. Buono il suo formaggio, cavolo. Poi bello saporito, il formaggio da fette del Lido ci abbiamo messo. Fonde che è una meraviglia. Dovete provare. Non ci abbiamo più la confezione, ma se non sbaglio è quello che abbiamo usato per le la pasta al forno che abbiamo fatto vedere, mi ricordo. L'unico formaggio vegano che c'è lì a fette. Visto che ieri siamo passati e non c'erano gli affettati vegetali, il prosciutto, il salame. Ci siamo rimasti malissimo. Delusione totale. Però per fortuna poi siamo passati da Eurospin e c'era il pollo. E quello è buonissimo, dovete provarlo. Ovviamente stavamo parlando di pollo vegetale. Simile al petto di pollo, è una roba pazzesca, stramorbido. Molto molto più buono perché assomiglia tutto per tutto se lo fai piastrato così con un goccettino d'olio al classico pollo piastrato, però non ti resta asciutto, No. resta bello umido ed è buonissimo. Va bene, solo la crosta però, no. Tu la vedi che ho da cookie. L'ho fatto io scherzetto, mi è caduto. Io naturalmente, se lo notate, sono sporco. Perché appena prima di infornare l'ultima pizza, io quando lo cucino mi sporco comunque. Io mangio ancora la margherita perché riscaldare un'altra volta, No, secondo me. finiamo questo qua, poi le altre. Ma poi qua c'è il formaggio, dai. Che Però è buono. buono. Mi sono messo, le ho cotte tutte. Con la piastra, una piastra, la pietra refrattaria. Poi noi abbiamo la funzione, il programma pizza, e lui cuoce proprio come se fosse un forno elettrico per le pizze. Poi noi abbiamo la piastra, para da pizzeria. E una volta per scherzo gli ho detto ai miei suoceri, mi piacerebbe avere la pala da pizzeria come c'è tu su in montagna. Un giorno lo vedo che viene qua dopo la palla della pizza che ha fatto lui. Si è spezzato il manico perché fuori si è spezzato il manico, si vede che gli è caduto No, così. Si è non spezzato. c'è cucina. No, si è spezzato il manico. Ho trovato un pezzo di tubo che era uguale identico a quello lì. Si è spezzato, fidati. Non mi sembra spezzato, ma tagliato, vabbè. Che buona però. E ogni tanto lo usiamo. Comunque, buonissimo. Questo formaggio non c'entra niente con la mozzarella, ma ci sta bene anche sulla pizza. Sto bene. Scioglie bene. È più formaggio da pasta al forno. Da toste. O anche. Però anche sulla pizza non è niente male. No. Adesso voglio che tu assaggi questo. Focaccia barra pizza a portafoglio. Ce stanno facendo tutti, io l'ho voluto solo provare. No. È una Buona. focaccia con
con un po' più di olio. In teoria ci andava un po' di formaggio dentro, magari della mozzarella per fare un po' filo e fondi, però è buono. Forse sarà, sembra più una roba alternativa, un po' più salutare del calzone fritto. Ok. L'olio fritto. Comunque, stasera vediamo Mukbang. Non ho fatto vedere come faccio la pizza perché tanto l'ho già fatto vedere un miliardo di ricette, alla fine quella. La vostra pizza preferita? La sua? Pomodorini e rucola. La mia? Passata di pomodoro Sì. senza formaggio e poi a crudo rucola e pomodorini. La mia sarebbe salame piccante o tonno e cipolla. Io andavo matta per la pizza della Cameo, quella con il tonno, ma proprio tanto. Io me la compravo il sabato sera quando ero a casa da sola, me la mangiavo. Però poi ho dovuto smettere di mangiarla perché non potevo più mangiare i latticini. Buonissima questa. È buona, che ci posso fare? Dai, mi vengono bene le pizze, no, Eddie? L'impasto oggi è buonissimo. Lo so. Però oggi avevo voglia di farla. Quando tu mi hai detto io ho voglia di fare la pizza, no? Già stamattina. Quando tu a mezzogiorno mi hai detto, ma se ce la facciamo stasera la pizza? Così registriamo, ci abbiamo già il video per domani. E io dentro ero a festeggiare. Infatti si vede. Quando voglio di fare una cosa, poi c'è da dire anche una cosa. Ho usato lievito fresco stavolta. Perché l'ultima volta che l'ho fatto con quel lievito secco e non era buono stavolta. Ultimamente c'è stato un periodo anni fa che a un certo punto io avevo imparato bene a fare la pizza e mi venivano delle pizze pazzesche, un impasto meraviglioso, morbido, super digeribile, non lo sentivi neanche. E in quel periodo a lui non gli veniva mai la pizza, ma mai, non gli lievitava, gli restava pesante. Insomma. Poi a un certo punto ha ricominciato a venirgli, a me ha smesso di venirmi, da allora a me non viene più, a lui viene bene. Cioè, io gli ho rubato il talento per un po'. Non è vero che a te non viene. Perché devi fare quella cosetta a zero sbatti, cioè senza troppo impasto ti viene da Dio quella Ma c'è stato un morbida. periodo che non mi veniva più manco quella. Ma a volte capita. Però con, diciamo, simile norma, il formaggio è favolosa. Adesso assaggiamo questa, che poi non è altro che una focaccia che prima facciamo cuocere con un po' d'olio dentro, chiusa, la fai cuocere, poi la apri a metà cottura, ci la farcisci come vuoi, con prosciutto, salame, formaggio, quello che vuoi. La si richiude, ma l'olio ci va anche sopra, prima. La si mette ancora un po' in forno che si crocca e viene buona. Voglio assaggiare quella con le melanzane. Alcune Buona, si buona. sono già raffreddate. Vabbè. Solo in questi giorni abbiamo visto un paio di film. Ci siamo staccati da The Walking Dead, Anche che perché tra l'abbiamo l'altro finito, però. abbiamo ricominciato perché io le prime due stagioni non le avevo viste, quindi le sto riguardando per capirci qualcosa. E stiamo trovando dei collegamenti che non abbiamo trovato prima. Esatto. E abbiamo guardato due film. Uno si intitola The Menu, l'altro Povere Creature, che sinceramente io ho sentito parlare bene, ma non solo non l'ho capito, ma non mi è piaciuto per niente. Entrambi si trovano su Intende, Disney. però lei intende che ha sentito parlare bene di Povere Creature. Sì, l'altro non ho mai sentito. L'altro non ci l'ho mai sentito, però. Ma non so se qualcuno l'ha mai visto questi due, mi dice la vostra. Magari non Praticamente, l'abbiamo capito, povere creature. Povere Ma a me Creature non è può essere. piaciuto. Sembrava una sorta di film hot,
un po' censurato perché non si vedevano proprio gli organi diretti, a parte quelli della donna, dell'uomo, si è visto anche quello dell'uomo in una scena. Più scene. Però non si vedeva proprio alcune scene esplicite. L'altro dei menù parla di un cuoco che, da quello che ho capito, perde la testa. E alla fine organizza una serata e uccide tutti, tranne una ragazza che è riuscita a capire come fare per non farsi ammazzare e se n'è andata. Però non so, cioè non ci ho capito niente di quel film lì. No. Io non so se ultimamente i film li fanno tutti o col finale che dici, bah, bello il film, ma che cavolo di finale è? Sì, tipo che non c'è un finale, secondo me non sapevano cosa fare, interrompono e basta. Oppure che iniziano e non c'è un contesto e tu dici sì, ok, siete arrivati a questo punto. Come? Non si può sapere. Come, perché, dove vuoi arrivare? Tipo quel film che a un certo punto sparisce l'elettricità, no? Quello con le due ragazze che rimangono sole in campagna. Montagna? Sì, vabbè. A Nel un certo punto non bosco? c'è più elettricità da nessuna parte. Loro vivono lì in campagna, all'inizio col padre, poi il padre muore. Ma inizia così, cioè non capisci che cavolo è successo. Poi ci sono loro che se ne vanno e basta, finisce così. Non c'è un contesto, prendono una parte e ci fanno un film. È come se facessimo noi un video così fuori che raccontiamo, salta la luce e stiamo parlando così, poi vi salutiamo e ce ne andiamo. Cioè, Sì, ma che è successo? vediamo questa qua al pesto. Guardate questa qua al pesto, c'è un pochettino di pesto. Il pesto senza formaggio dell'Eurospin è questo. Bello saporito. È buonissimo. Bella, molto saporita. Sembrerebbe l'abbiano messo come prodotto fisso. Speriamo. Sì, perché io il pesto, cioè, Perché veramente. a noi piace importare la pasta al pesto. La pasta al pesto è la mia cosa preferita in assoluto, ma pesto nel vasetto, eh. Che pesto nel vasetto e pesto fatto in casa per me sono due cose diverse. Ma quella è la scelta. Io Ti lascio tagliare su, ma mangio. penso che l'avessi lasciata per perché la guarda Paddy. Poi Lo so. buono. Perché si è raffreddata tanto? Vabbè. Poi Se forse con un po' di formaggio. è già saporito. Ci vuole il formaggio Quello dolce. delicato, quello nella bustina. La finta mozzarella. Sì, in effetti sì. Speriamo che lo tengano fisso perché è buonissimo questo pesto. Così possiamo farci la pasta col pesto e patate e fagiolini anche. Due anni fa, a fine estate, avevamo tanto basilico e patate del nostro orto, anche un paio di fagiolini, però abbiamo aggiunti perché non erano abbastanza. Abbiamo comprato le trofie fresche, non le abbiamo fatte noi. C'era sua mamma, abbiamo fatto la pasta con patate, fagiolini e pesto, con il pesto fatto, con tutte le nostre cose. Avevamo anche comprato i pinoli per l'occasione perché non li abbiamo trovati. Una roba. Vabbè, avevamo comprato due pacchi di trofie, le avevamo fatte entrambe. Allora, sua mamma, vabbè, mangia poco. Lui ne ha mangiata, ma io ne ho mangiata così tanta che, cioè, stavo morendo per quanto non riuscivo a smettere. Ma io non ho, cioè, il pesto per me è sacro, non... Guai, guai, che mi tocca. Quando mi dicono, ma fatto in casa è più buono. Ma non me ne frega niente, è buono, non più buono. Cioè, sono due cose diverse. Punto. Non si può fare il paragone. Non c'entra, non hanno neanche lo stesso Ma poi sapore. non puoi fare, cioè è come con il purè, cioè secondo me il purè con le patate di gusto è più buono, però è buono anche il purè in busta, Ma è sono due cose comodo, lo totalmente so. diverse. Cioè, non è come dire. Il pane del panificio, il pane fatto in casa. Già si può fare il paragone. La pizza surgelata, no, la pizza surgelata non si può fare. Ma quando le cose, la cosa già pronta è talmente tanto diversa con quella fatta in casa, secondo me non si può fare il paragone, come se fossero due pietanze diverse. E io, cioè, a me dispiace, ma io vado matta per il pesto comprato, per il pesto al vasetto.
Già pronto? Ma tanto, ma io lo mangerei ogni giorno. Oh, l'impasto come è venuto, cioè, L'impasto è più spettacolare. veramente, ma se lo mettevi in pizzeria, questo qua è. Sai che è quella che mi piace meno, questa col pesto? Piaciuta, A forse ho me quella che è cotto piaciuta di più, troppo. di più, di più. Non so da quali con le A me la melanzane. margherita. Perché quello lì mi sembra di Aspetta. mangiare proprio la norma. Proviamo la marinara. Una volta in pizzeria, no, forse avevamo già detto, avevamo preso una marinara e alla fine ci aveva messo sopra un orietto tutto aromatizzato con l'aglio, per esempio, che era una roba pazzesca. Siamo tornati lì, abbiamo Era preso aglio questa pizza, prezzemolo o aglio basilico? non so. Vabbè, comunque, o prosciutto o basilico, magari entrambi, non lo so. Siamo tornati, ma non c'era più il tipo, ce l'ha fatta una schifezza. Sì, è vero. Vero che quando abbiamo ordinato la marinara, fa, ma un po' di prosciutto ve lo metto? No, Nella la marinara. marinara. Poi, un po' di grana ce lo volete? No, la marinara. Alla fine, quello che faceva le pizze ci fa, vabbè, ma meno un po' di olio aromatizzato ve lo posso mettere? Sì, va bene. La sera ordino una marinara, che cavolo c'entra il prosciutto? Ti sto chiedendo quella, fammi quella, no? Uno dei miei cugini ha detto lavorare in Germania, non mi ricordo in che paese, e ha cominciato a fare il pizzaiolo. Era, si era stancato qua, è partito. In Germania c'era, mi sembra, uno zio o cosa. Allora è andato in pizzeria. Ha detto che la prima volta gli hanno chiesto la margherita con la panna. Lui l'ha guardato e ha detto, eh? E poi è buona, l'abbiamo assaggiata, è buona, eh? Però è strano, soprattutto per gli italiani, i napoletani, i puristi, diciamo, Beh, in dice Italia no. siamo un po' esagerati, eh. Subito lui, ma che cazzo, la margherita con la panna, lui si aspettava di farla, ma se c'era, di metterci la panna, se c'era magari il prosciutto o altre cose, la margherita non gli era mai capitata. E se lì subito sì, no, ma io non ce la faccio, alla fine gliel'ha fatta e il pizzaiolo chiamò lui, oh, assaggiala, la falla raffreddare un pochettino perché sennò ti peli, e detto, però è buona. E allora, prima di dire che una cosa non è buona, almeno assaggiala, lo provala, cookie basta. E tu la tua papà l'hai fatta. No, Ma non era la pizza. pure è buono. Mangio solo l'ultimo pezzettino di focaccia. Che, guarda, sembra di mangiare le bugie. Anche purtroppo facendo una volta si sono raffreddate. È che oggi in passato, ma non mi sono reso conto, ho fatto 8 palline. Io voglio no, aspetta di questa e poi basta. Beh, farle più piccole forse ci conviene. Perché così io ho fatto l'impasto di sotto, facevo sempre i panetti da meno 300 grammi. Perché in pizzeria si fa il panetto da circa 300 grammi, no? Almeno, dove lavoravo io. A parte lei che la facevo un po' piccola, era circa 180-200 grammi. Perché lei la vuole un po' più piccola. Una volta ho detto, sai cosa c'è? Le faccio due da 140-150 grammi, 120. Così facciamo più piccole, ne vengono un po' di più, possiamo fare il giro pizza un po' diverso. Secondo me ci sta, perché poi viene più o meno grossa come un piatto normale. Tempo di mangiare anche una, poi un pochettino. Intanto lui un passettino alla volta Lo si sta so. avvicinando. Questa con le melanzane è veramente buona. Mi ricorda invece un po' la parmigiana invece della norma. Beh, alla fine più o meno simile. Ma più che altro perché Solo le che melanzane in forno si sono un po' fritte. sì, ma perché noi l'abbiamo condite prima. È cambiato lato? È spettacolare stavolta l'impasto. È spettacolare. Lo so. Dovreste provarlo. Se arrivate entro domani a mezzogiorno, qualcosa trovate, però non vi diciamo dove abitiamo. Ma non possono arrivare domani a mezzogiorno perché il video esce alle 8 sera. È vero, ci spiace, niente pizza. Sono cose che capitano. Io ci ho provato a invitarvi, eh.
Che mi fai con lo sguardo? Non viene nessuno a mangiare. Se non le mangi io, non le mangia nessun altro. Un'altra domanda. Preferite il giro pizza così, anche a casa? O preferite ognuno la propria pizza perché la mangiate sempre nella stessa maniera? Io ho cominciato a mangiare il giro pizza con te. Come io non l'ho mai fatto. No, con te in casa che A abbiamo fatto, casa, ah, sì. ok, a casa sì. Io in pizzeria non l'ho mai potuto fare perché sono diventata intollerante, a un certo punto non l'ho mai fatto. Quando siamo No, ma andati. io non so perché. Io devo andare una volta a fare il giro pizza con degli amici, però mi è venuta la febbre e non sono andato. C'era una pizzeria che praticamente c'era giro pizza stile quasi all you can eat, no? Ti portavano al pranzo e tu spendevi, ognuno prendeva sempre, che so, a persona erano 15 euro, 20 euro, ma tu continuavi a portarti pizze diverse, no? Però non ci sono andato. Ha detto che era buonissima perché poi quella la faceva a metro. Calcolavano che più o meno una persona poteva mangiare tot metri di pizza, perché non ci sono andato io, perché sennò devono aumentare. Calcolavano un Buono, metro. non è Ti ho male. detto che non è certo l'estate o il Nestì, però di quelli Però, tarocchi è uno dei migliori che abbiamo bevuto. la prossima volta che vogliamo prenderci un tè, prendiamo lì invece di prendere le rostine orrido che fanno schifo. Io sono a posto. Vediamo se ci rimetto il naso. Piano. Il tuo si sta fiondando. Sei stato bravo. Piano. Ecco, Ho chiuso gli occhi perché avevo paura. botta! No, Ma basta, Eddie, basta. la pizza veramente. Basta, La basta. ragione lui con la pizza. Io giro pizza non l'ho mai fatto, perché mi sembra che una volta dovevamo farlo con i cugini, poi non l'abbiamo più fatto perché Dobbiamo andare a non farlo, mi però ricordo, poi io non l'avevo fatto, non non c'erano potevo tutti. comunque. Abbiamo rinviato a farla e abbiamo poi organizzato quella su da mio cugino sopra Imperia. Però lì avevamo, madò, quella volta che ricordo il casino, ma perché fare quelle pizze lì? Sa pizzeria facevano le pizze grandi così, no? Quindi bisognava mangiarle in due. E già questo mi dà fastidio, perché se io ne voglio una e lui ne vuole un'altra, non vedo perché dobbiamo mangiare la stessa pizza per forza. Abbiamo ordinato una con le verdure senza formaggio. Non eravamo ancora vegani, però io già non potevo No, mangiare. Eddie. No, eravamo già vegani, da poco lo Noi eravamo già eravamo. vegani da poco. Vabbè, abbiamo preso questa pizza con la verdura. Vabbè, dai, top. Uno Eddie, uno Cookie e basta, eh. Per stasera è anche troppo. E abbiamo notato che loro con la rotella prima di servirtela non solo tagliavano la pizza, ma tagliavano via i bordi. Lo toglievano. Cioè, come se adesso, no, vedete questa qua, c'è solo la parte rossa e la parte Sì, li bianca. Dai, crossa buttavano. via. Cosa Lui quando ha serve? ordinato gli ha chiesto, però la nostra potrebbe non tagliarla perché No! ovviamente la rotella è contaminata. Per Aspetta, aspetta, che me, faccio rumore. si è Oddio, ribaltato un aspetta, po'. aspetta che. Per me era un problema questa contaminazione. E allora gli ho chiesto di non tagliarcela. Ok, arriva la pizza. Eddie! Non, basta, basta. Ci arriva la pizza non tagliata, però con tagliati via i bordi. E io ho detto, no, scusami, no. Lui mi fa, vabbè, ti mangi il centro. E ho detto, no, non mi mangio solo il centro di una pizza, ma scusami, eh. Alla fine ha chiamato il tipo. Fa, no, tagliata proprio no. Perché lei è intollerante, arriva la tipa, però poi sai, nel forno ci può essere, io ho detto, non fa niente, basta che non me la tagliate con la rotella. Sai il fatto che alla fine mi hanno Gli fatto una abbiamo pizza dovuto, piccola bello che solo mi sono dovuto mettere a per spiegargli a un certo punto, me. ma Sì. se cade un pezzo di mozzarella nel forno, che ci sono 200, 300, 400 gradi, si carbonizza, si brucia, non c'è più niente, ma se tu mi tagli la pizza con la rotella, mi tagli la mozzarella, lì ci rimane il pezzo di formaggio, perché il formaggio è fresco lì. Ah, ma davvero? Eh sì, ma ti devo spiegare tutto, ma cioè stai facendo un lavoro di pizzaiolo, così, e tu queste cose qua comunque non le sai, cioè servi il cibo e non sai che magari Alla quella cosa lì è allergica. fine mi hanno fatto una pizza La una pizza. pizza piccola per me. Lui si è mangiato quella gigante, ma a Adesso non me ce la facevo più, alla fine
È arrivato mio cugino, ma ti aiuto, dai. A me sta cosa che devono farti una pizza gigante già non mi va giù, perché io voglio la mia. Non Poi faceva voglio. anche ridere che facevano la pizza gigante, ma la facevano sottile, sottile, Ma cioè tanto sottile. E veniva poi? era come se usava quando prendete il pane carasau, no? Sì. Quello sottissimo così. Poi immaginate, poi il pomodoro sopra che diventa molla, cioè forchetta Devi mangiare con la e forchetta. coltello. Cioè io la pizza mi piace che faccio così. Esatto. E poi è fastidioso che ti tirano via i bordi e ti ributtano. Cioè, ma che spreco è? Poi sia chi piacciono. Io mi devo arrivare una pizza senza bordi. Ma poi il discorso è Ma che che senso ha? fai lo spreco tu. Se io cliente ti ordino una pizza, non mi piace, te la lascio, vabbè, tu la butti. Ok? Eh beh, sì. Ma se tu mi fai la pizza e mi togli il bordo, che magari io me lo mangiavo, io però ti ho pagato una pizza normale, che in teoria la pizza c'è anche il bordo. Se c'erano i napoletani, li svenivano. Svenivano le bombe, si sentivano male, c'era l'ambulanza che doveva Che venire a poi in prenderli, perché... realtà gli ingredienti erano anche buoni. La No, passata di ma... pomodoro era molto buona, le verdure La molto pizza in sé buone. era buona, c'è Sì, il pomodoro c'era un olio buono, buono sopra. i condimenti che c'è, anche gli altri che hanno mangiato, c'era, mi sembra, mio cugino che ha preso quella col salame, quello col prosciutto, la margherita normale, erano buone, ho detto tutti che erano buone, anche l'impasto in sé, il gusto era buono, però era una tavola, poi vabbè, ognuno c'ha il gusto, c'è chi la preferisce più sottile, chi la, lei per esempio la preferisce più sottile, Sì, con ma meno crosta, non io credo. la preferisco con un po' di cornicione e un pochettino più spessa, però... Poi invece eravamo andati in un'altra pizzeria una volta solo noi due a, come si chiama, Seborca? In due pizzerie, una prima che era buonissima, quella che abbiamo preso qua ad Armaitaggio, che si chiama la Pizzeria Roma, e ti ha messo tutte le Sì. verdure di stagione, bella Mamma, c'erano gli abbondante. asparagi, c'era il radicchio. Avevo preso una vegetariana. Si Senza chiamava vegetariana, formaggio. no, col formaggio perché all'epoca Sì, ancora lo col potevo formaggio. mangiare. Sì, classica vegetariana, ma di gusto, eh. Cioè, io ho sempre preso la pizza con le verdure, per gusto mio, eh. E buonissima, ma poi anche su a Seborca avevamo preso lì Quella più buona di le tutti. pizze, ma cioè, voi prendevate la fetta, stava dritta la pizza, non si afrosciava tutta, ma era veramente buona, anche lì l'avevo presa Poi con una cosa le verdure. positiva secondo me è che loro ti portavano l'olio a parte, sulla pizza non ci Sì, aggiungevano l'olio. Perché quando tu, anche io quando ho lavorato al anche l'olio ristorante, piccante ci avevano sì, infatti ci portato. sono tutte e due cose. Quando io lavoravo nel ristorante... Io non volevo metterci l'olio, però mio bacan, come lo chiamano qua, il mio capo, mi diceva: no, ci devi mettere l'olio, io devo metterci il giro d'olio sopra. Però secondo me è una cosa che non andrebbe fatta, Sì, perché non a tutti faccio un piace. esempio, io uso un tipo d'olio, magari a me è un olio un po' troppo forte, io sono cliente, quello lì usa questo olio che però è un po' troppo forte e mi pizzica la gola. Perché devo usarlo? Quando io magari lo metto lì, magari glielo do prima, gli do magari... un pezzo di focaccia che possa cominciare magari a fare l'intingolo, così assaggia, se gli va bene l'olio ce lo mette lui. Io non so se sono io che ragiono male, ma io se avessi la pizzeria io farei così, cioè l'olio normale che devo mettere Ovviamente parliamo sopra, di pizzeria ok? che tu ti siedi, non stiamo parlando di pizzeria da No, da sport, sport, no, eh. secondo Da sport non ci metti niente, basta. O al massimo chiedi, vuoi un filo chiedi. d'olio? Se dicono sì, ok, se dicono no, niente. Se dicono Però no, vorrei comunque assaggiare, nel li caso mandi a quel stai un pochettino paese. a coccia, è meglio un goccettino e meno d'olio che magari te lo puoi aggiungere tu a casa, piuttosto che mettere un olio che è troppo forte Sì, e poi infatti uno sta con la male. pizza da sport te lo puoi mettere tu a casa. Invece in pizzeria no, se non te lo mettono. Perché a Ce me, ad l'ho. esempio, piace l'olio crudo sulla pizza. Infatti io qua a casa non mi faccio mettere olio in cottura perché lo voglio mettere crudo. Sì, però se ti capita... Quell'olio forte, tipo quelli classici calabresi, quelli forti, quelli siciliani che sono forti, proprio che ti vanno a finire in gola e sembra che stai mangiando olio Lo so. piccante, quello ti può dar fastidio. Sì, vabbè, io adesso lo mangio comunque. Però quando ero piccola, da piccola, non avrei lasciato lì la pizza, non sarei riuscita a mangiarlo. Io, per esempio, mi ricordo quando ero andato da mia sorella quando abitavo in Francia, mi ho mangiato la pizza in casa, beh, quella surgelata, ok? Dove l'avevamo presa in pizzeria? L'avevamo presa in pizzeria che c'era un tunisino algerino che aveva aperto una pizzeria di vicino che la faceva veramente buona, impasto buono, però c'era st'olio che era veramente forte. No, non la pizzeria, mia sorella ci aveva messo quell'olio forte che veniva giù dalla Sì. Calabria. Io non sono riuscito a mangiarlo. In quel caso, vabbè, ce Quell'olio. l'ho aggiunto io a casa, va Sì. bene. Però se io uso un olio forte così, bello artigianale, che magari è troppo forte. Non lo mangio. Sì, che adesso so che mi sembra per legge certi oli non li fanno più, perché quelli forti così sono quelli fatti a casa con che te li fai tu, invece quelli che
sono industriali, devono passare un determinato grado, quello che è, non lo Sì. so. Però può essere comunque che quante volte abbiamo preso anche l'olio, quello tipo robusto, non di marca, che magari era un pochino più forte. Sì, ma Era, noi non... l'abbiamo tollerato, però magari c'è gente che non lo tollera. Mio nipote Nicole, se c'è anche un granello di pepe, lì che muore, perché non lo Cookie. tollera. Sì. Capisci? Cioè, secondo me bisognerebbe evitarle quelle cose. Poi Ma io. non tutti pensano, hanno l'accortezza di pensare alcune cose. Pensano io cucino così e basta, mi messo di quelle Sì, però chi fa la ristorazione queste cose deve saperlo, robe. perché uno può essere allergico. Un giorno siamo andati a mangiare una pizza. Ti ricordi quando siamo andati a... quando abbiamo mangiato la pizza in quella pizzeria che eravamo andati con padre fra Ah, quella che quella ti sera? rimaneva solo il cornicione Sì, che in mano. tu prendevi, c'avevi il bordo e la pizza era tutta sfracellata nel piatto. Che dicevi, ma che cacchio! Poi ha chiuso dopo poco la pizzeria. No, ma era strano perché mi ho portato io lì. Vabbè, c'era solo quella aperta. Sì, era... Perché io Sì. volevo portare la roba. Sì, ma qua in Liguria, sul mare, in inverno, non mangi. No, È però mi ho portato lì perché difficile. comunque conoscevo il pizzaiolo, perché il pizzaiolo era lo zio di un mio amico e sapevo che la pizza la faceva buona. Non costava troppo, la faceva veramente buona. No, Si vede che ha cambiato gestione no, era il prima. pizzaiolo, era sempre lui. Il pizzaiolo era lo zio del mio amico. Solo che non so cos'è, magari non c'era più voglia. Veniva la cosa che era, tu tiravi su e vedevi la fetta che c'era, la mozzarella che scendeva piano piano. Che è andato a risparmio a un certo punto, perché poi dopo poco ha chiuso. Sì, so che c'era Magari dei, stava andando, so aveva che dei aveva dei problemi, problemi allora si vendeva al perché massimo comunque aveva il tanto di gente, aveva pasto. perso un po' di clienti e tutto, però. Boh. Vabbè, niente. Però la pizza, secondo me la pizza bisogna saperla fare bene. È veramente, tanti dicono, è un'arte. Se ti viene bene l'impasto e usi prodotti non schifosi, scadenti, proprio brutali, viene buona sempre. Vabbè, dai, adesso noi abbiamo finito, basta, vi salutiamo. Così ce ne andiamo a vedere qualcosa. Sì. Vediamo se riusciamo a perdere altro tempo con film strani. E niente, vi ringraziamo per aver visto il video, scriveteci le vostre avventure pizzesche e ci vediamo al La vostra pizza prossimo, preferita, se avete fatto ovvio. giro, se preferite giro pizza o pizza classica normale, sempre a monoporzione, diciamo, chiamiamola Ah, così. ognuno ha la sua pizza, io preferisco ognuno la sua Cosa pizza. bevete con la pizza? Perché Esatto. io sono sempre stato da Coca-Cola o aranciata, Io te. però sto prendendo anche il tè. Io te, qualche volta ci ho bevuto la birra. Vabbè. La birra è a birra. Vabbè, dai, ora detto questo, veramente vi salutiamo, vi ringraziamo per aver visto il video, ringraziamo anche i nuovi iscritti perché si stanno iscrivendo tantissime persone, vi ringraziamo. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se volete aiutarci anche a crescere ancora di più condividetelo con i vostri social o con chi volete. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao.